Ed eccoci qua ragazzi, direzione Roma con Motorola Edge 40 Neo, uno degli smartphone più interessanti del momento visto il rapporto qualità-prezzo. Tra l'altro un telefono che profuma con un accordo fatto con Motorola, un'azienda che appunto fa profumi, e quindi ve lo racconto come sempre in questo video esperienziale. Mettetevi comodi raga, come sempre, iscrivetevi al canale per farmi un favore, ovviamente se volete supportarmi, se volete guardare tutti i video. E adesso vi racconto in viaggio come va questa sorpresa. E attenzione a Motorola perché secondo me quest'anno sta lavorando veramente, veramente bene. Oh ragazzi, eccomi qua. Vedete, sono arrivato finalmente a Roma. Lo si sente anche dal traffico, ma qui ho con me un telefono, quest'oggi, come vi ho detto nella intro, molto molto bello, particolare, colorato. Motorola ha tirato fuori, secondo me, con questo Motorola Edge 40 Neo, un prodotto super super interessante. Venite, vi faccio vedere un pochino di chicche di questo telefono. Parte posteriore lo vedete, bellissima secondo me, con questa trama in finta pelle che vi permette di non far scivolare lo smartphone. Qua abbiamo due fotocamere, sensore principale da 50 mega, sensore secondario ultra wide da 13 megapixel. Come potete vedere, Pantone, infatti la collaborazione con Pantone è su tutta la lineup di Motorola. Però io vi farei vedere più che altro anche l'estetica di questo smartphone. Guardate come ha lavorato Motorola su questo frame, su questo doppio speaker, sull'ingresso della SIM. Cioè, vedete, stiamo parlando di un prodotto da 399 euro. Non è assolutamente un top di gamma, non lo vuole essere, ma allo stesso tempo ha davvero dei dettagli pazzeschi. 170 grammi di peso, addirittura prima pensavo di averlo perso in macchina, invece non è stato così, proprio perché lui in tasca non si sente. Quindi sotto questo profilo Motorola ha fatto veramente un lavoro eccezionale. Per quanto riguarda, ragazzi, ricezione e parte telefonica di questo Motorola Edge 40 Neo, siamo veramente al top. Infatti lui prende sempre bene, non ho mai avuto un problema. Anche qua a Roma siamo vicino al Pantheon, ma adesso andiamo a fare uno speed test al volo in 5G. E soprattutto, vedete, anche in questo caso è comunque Roma una città abbastanza difficoltosa per quanto riguarda la linea telefonica. Vedete, lui con TIM 5G non ha assolutamente problema. L'audio è fortissimo, esce sia dalla parte inferiore sia dallo speakerino, ed è un audio veramente forte, non perderete mai una notifica con questo Motorola Edge 40 Neo. Tra l'altro, la cosa che mi è piaciuta anche del telefono è l'autonomia. Siamo al 68%, 2 ore e mezzo di display attivo. Ho fatto tante foto del telefono, ho girato video qua a Roma, e quindi è un'autonomia che mi ha assolutamente soddisfatto su Edge 40 Neo. Per quanto riguarda il display, vedete, abbiamo un pannello da 6,55 pollici con i bordi curvi. Il pannello però, ragazzi, è da categoria, anzi sopra categoria. Infatti è un 144 Hz di refresh rate, lo vedete anche in questo caso, molto fluido, non ho avuto tocchi involontari. L'unica cosa che non mi è piaciuta di questo prodotto è il feedback della vibrazione. Troppo zanzarosa, troppo scarica, infatti io l'ho disattivata in questo momento. Però se volete un pannello performante sulla cifra di 399 euro, che è il prezzo di listino a cui viene venduto questo Edge 40 Neo, lui sicuramente è da prendere in forte considerazione. È a bordo curvo, come dicevo prima, però vi faccio anche vedere come sotto al sole i 1300 nits di picco massimo iniziano a spingere, proprio come potenza di luminosità. Si vede bene, non ho mai perso notifiche, non ho mai avuto un problema. C'è l'always on display, che è classico di casa Motorola, infatti potete usufruire degli shortcut rapidi. A me personalmente è piaciuto. Poi vi faccio vedere anche un attimino le impostazioni. Infatti a bordo del dispositivo abbiamo l'interfaccia di Motorola, la conoscete, molto stock, non ci sono personalizzazioni, il tutto gira molto molto fluido, pur avendo un processore MediaTek a 6 nanometri. Non abbiamo Snapdragon all'interno di questo Edge 40 Neo. Entro nelle impostazioni, molto rapido, molto veloce, vi faccio vedere le info sul telefono. Versione Android 13, però ecco, qui c'è un però negativo, secondo me, patch di sicurezza ancora a luglio 2023. Siamo quasi a fine settembre, siamo quasi alle porte di ottobre. Motorola, lato aggiornamenti, deve ulteriormente lavorare. Abbiamo 256 GB di storage, abbiamo 12 GB di memoria RAM. Andiamo sul sito, così vi faccio vedere anche come gira il tutto molto fluido, pur, come dicevo prima, non avendo un processore targato Qualcomm. Eccoci qua, siamo sul sito. Vado ad aprire una video review al volo, ad esempio di questo portatile di Honor. Ma vedete, gira tutto fluido, tutto al meglio.
veramente mi ha sorpreso lato performance questo Edge 40 Neo. Per quanto riguarda foto e video, Edge 40 Neo ha una soluzione doppia nella parte posteriore, vedete 50 megapixel il sensore principale, 13 il grandangolare, abbiamo anche un crop del principale 2x se volete utilizzare lo zoom, i video 4K a 30 fps. Adesso vi faccio vedere come scatta le foto questo Motorola Edge 40 Neo. Oh, eccomi qua ragazzi, tornato da Roma con questo Motorola Edge 40 Neo. Allora, lo sapete cosa è successo all'interno di Instagram, delle storie, dei reel, insomma del mio social preferito in questo momento? Beh, che mi avete detto: Guerz, ma lo sai che oramai si può campare benissimo con un telefono da 400 euro? E effettivamente questo è il focus del video, perché Motorola Edge 40 Neo all'interno di questo video penso abbia evidenziato questo particolare. Effettivamente, beh, se non sei un content creator, se non ti servono i video in altissima qualità, in altissima definizione, se non vuoi l'ultimo telefono, l'ultimo grido alla moda, come ovviamente iPhone, lo sapete bene, beh, Motorola Edge 40 Neo nel suo piccolino ha detto: ehi, ci sono anche io. Motorola ultimamente ha prodotto dei telefoni davvero, davvero incredibili e non a caso, aspettate perché mi è arrivato anche questo, ovvero il Razer 40 che testerò a Londra mese prossimo. Sarà un altro video a parte, ragazzi. Però ecco lui, il Neo, a 399 euro con la super valutazione sul sito Motorola, secondo me nella versione poi 12 256 GB è da tenere in super super considerazione. La ricezione, la parte telefonica è uno dei dettagli che più mi ha entusiasmato su questo smartphone, ma non solo, il form factor, come è pensato, piccolino, in tasca ragazzi non si sente veramente, è sottilissimo, i 170 grammi di peso, il display che si vede molto bene sotto luce retta del sole e poi avete visto anche le immagini, ok, era pieno giorno, di notte fa un pochino più di fatica, è normale, non è un camera phone, non lo deve essere il giusto telefono per chi cerca un display valido, un'ottima autonomia, la ricezione buona, l'audio in capsula buono, chi cerca uno smartphone insomma a 360 gradi valido. E come vi ho detto, attenzione perché Motorola deve solo lavorare, ma tanto, lato aggiornamenti software. Quelli sono importanti, quelli servono, ad alcuni non frega niente, a me sì, quindi lo metto come punto nel video. E secondo me questa nuova Motorola può veramente diventare una valida alternativa, perché anche il software puramente stock, snello, fa girare questo smartphone senza lo Snapdragon in maniera veramente, veramente ottimale. Io come sempre ragazzuoli vi aspetto qua sotto nel box dei commenti, vi lascio la recensione scritta di questo Neo con tutti gli scatti originali e voglio sapere, come sempre succede qua su EvoSmart, la vostra opinione, la vostra impressione su questo Edge 40 Neo. Un ottimo compagno, è stato un ottimo compagno in questi 7-10 giorni di utilizzo e insomma anche per quest'oggi dal Guerz raga è tutto e ci vediamo prossimamente per un nuovo video. Ciao a tutti!